still I feel the thrill of your charm. Milano si candida a diventare la capitale italiana del jazz, ospitando la seconda edizione di Jazz Me dal 2 al 12 novembre. In calendario ci sono oltre 150 eventi con 500 musicisti, sono coinvolte tutte le realtà cittadine che fanno jazz, con Blue Note e Triennale Teatro dell'Arte come due poli principali. Il programma prevede anche concerti gratuiti in luoghi inusuali, tra questi c'è la filiale di Piazza Cordusio di Intesa San Paolo, sponsor della Kermesse, un'agenzia di nuova concezione pensata per ospitare anche eventi non attinenti in senso stretto con l'attività bancaria. Qui ha suonato la Hoodie Gypsy Band, che ripropone in chiave contemporanea i classici anni 30. Vittorio Meloni è responsabile delle relazioni esterne di Intesa San Paolo. Noi siamo sponsor e lo facciamo in modo però creativo, non solo dando un contributo finanziario ai costi che l'organizzazione deve sostenere per i concerti e gli appuntamenti, ma anche ospitando eventi e a nostro modo facendo nostra la tradizione musicale di questo appuntamento milanese che sta crescendo e che diventerà inevitabilmente più importante nel tempo, perché il jazz è comunque una disciplina molto radicata in questa città che ha molti praticanti, molti sostenitori, un pubblico qualificato. Nel contesto di Jazz Me è nato il nuovo progetto Jazz Do It, presentato nella stessa filiale della banca e realizzato con il sostegno di SIAE. Tra il 10 e il 12 novembre si incontrano tutti i componenti della filiera del jazz, dagli artisti alle etichette discografiche, dal festival agli editori, alle associazioni di professionisti e appassionati. L'obiettivo è discutere tutti gli aspetti del settore e diventare vetrine e hub italiano verso il resto del mondo. Andrea Di Micheli è CEO di Castadiva Group e AD di Blue Note. È un genere più vivo che mai, perché sta riprendendo molto l'interesse da parte dei giovani su questo tipo di musica, considerando anche che poi il jazz si espande in tantissimi sottogeneri, quindi non è solo il classico jazz che forse sembra un po' anni 30, anni 40 a tante persone, no? C'è anche un jazz modernissimo che noi al Blue Note programmiamo spesso e che riscuote grandissimo successo. L'11 novembre la filiale di Piazza Cordusio ospita i Jazz Leg, band con repertorio vintage che ripercorre i grandi classici di jazz e swing attraverso ritmi latini e gitani.